Professore Malta del Comune di Gartignana, ecco una cosa che per molti non è, è sfuggita: Gartignana, Miradolo, San Colombano, Lodi, quindi questa collina del Milanese, poi anche diciamo di San Colombano, del sindaco Farigada, e ci sarà anche così subito, penso, su alcuni. Così va bene, ok. Quindi, benvenuti a San Colombano, è con immenso piacere che sono qui con voi stasera a parlare di San Colombano, perché San Colombano è una gran bella storia, se vogliamo. In generale, la gente di San Colombano si sente poco. È più grande di San Colombano, perché dentro una collina non c'è solo la vite, il parco e quindi tutta la tradizione vitivinicola che cerchiamo di far emergere, e sicuramente perché, come diceva Volpe, siamo una particolarità sul nostro territorio, è una collina dove è sicuramente, 2015, scusate, è un traguardo rilevante, quindi se le iniziative si riescono a organizzare adesso avranno sicuramente degli interessanti sviluppi. Prima di dare la parola a qualcun altro degli intervenuti, mi facevano notare delle altre persone che sono arrivate, c'è il sindaco di vice sindaco di Pescafè, di Campiano, di Carlo Pietrasanta, Riccardi, perché invece io sono tanti, non dico concorrenza, perché non c'è concorrenza, effettivamente quello che stiamo cercando di portare avanti è un discorso, cioè ecco, prima col sindaco diceva che i viticoltori nel passato c'erano quanti, 150, 200, anche 200 viticoltori. Vengo con entusiasmo e con rammarico. Questa mattina avevo di fronte a me, avevo un po' di difficoltà economiche in provincia, però di fronte a me rappresentante di una rivista di quelle che va sugli aerei e che veniva a proporre un servizio sulla provincia di Milano, eventualmente legato alla regione o ad altri territori, perché avevo un po' di difficoltà economiche. E quando gli ho detto il sindaco mi tiene veramente, e poi invece era male, perché forse qui veramente, come tante altre realtà di Milano di eccellenza, c'è un tesoro che non può crescere in modo stratosferico. La promozione del turismo a far crescere col consorzio, dando quella persona tecnica che aiutasse, dando poi lo spazio al Vinitali, che prima non c'era, utilizzando dei residui anche al presidente Bassi, di avere per promuoverlo l'elenco dei ristoranti dove a Milano siete. Io a Natale, posso dirlo con un po' di vanto, ho regalato qualche centinaio. Per me è una persona molto solida di stazza ed è anche una persona concreta. E io ho avuto un incontro qualche tempo fa e si fa di etichette molto importanti legate a Milano, legate ai mezzi di trasporto di Milano, legate a monumenti di Milano, in modo che il villaggio, presenti, istituzioni, colleghi che fanno il primo, non sono nel consorzio, di... Prima di comprendere quale fosse la realtà della posizione delle aziende che compongono il consorzio e delle aziende che non fanno parte al momento del consorzio. Come cerchiamo di sostenerlo, cerchiamo di avere un rapporto privilegiato con diverse iniziative. Le istituzioni spesso ascoltano, ma è venuto un momento che se hanno da fare e collaborano. Noi venerdì prossimo promuoveremo un incontro aperto alla presenza dell'assessore dell'agricoltura commercio di Milano, l'amico Agnelli, ricordato prima, e partiremo dalle più grosse naturalmente, ma poi bisognerà dedicare anche del lavoro e delle attività ai piccoli, perché non vengono, si deriva dall'essere parte ente che, come è stato ricordato, 5 comuni, 3 province, che sta vedendo la sua nascita. Questo invito non è l'invito mio, che ci tengo a precisare, l'invito è di tutti i viticoltori del progetto qua, che dobbiamo iniziare a creare il sistema. Noi oggi abbiamo ospitato qua, però l'invito è da parte di tutti i lavoratori di San Colombano. È un piacere per me oggi essere qui in questo parterre così importante di persone interessate, ed è anche per me un piacere vedere proprio unito sempre di più il gruppo di lavoro, il territorio, le aziende. Parlavo prima con Panigliada, con Pietrasanta, che dobbiamo fare gruppo sempre di più, è importante. Se hanno dovuto consorziarsi le banche, un motivo in più per unirsi e fare gruppo sempre di più i piccoli produttori. Parte. Il prezzo del vino è un problema, perché come voi sapete
siamo passati dai 100 e oltre litri di consumo pro capite degli anni 80 ai... urbanistico del comune di San Colombano nel 1977 e si sono buttate le basi allora per quella che poi è diventata la DOC circa 10 anni dopo, perché la San Colombano allora era veramente in crisi, c'era moltissimo incolto, quindi non riusciamo bene a individuare sul giornale locale una piccola polemica sul consorzio. La legge era 630 del 1963. L'ultima legge, il numero non me lo ricordo, è quella che ha emanato il ministro Zaia 2 anni fa e che ha portato a far sì che i controlli... Abbiamo dei percorsi naturalistici, abbiamo delle piccole pinete, ci sono dei falchi che si vede che fa la promozione al sindaco. Con il Panigala la zona ha delle ricchezze, non siamo ancora forse riusciti a sfruttarle a pieno. La grossa difficoltà è mettere d'accordo i seduti attorno tra l'altro e il futuro va costruito al meglio, e quindi le speranze ci sono, la voglia c'è, perché i giorni del giorno d'oggi si stanno disabituando un pochettino a vedere. Secondo me noi consorzi, enti dobbiamo dare una mano a questo mondo. Mia parte con naturalmente l'aiuto, essendo proprio un gruppo di contadini e di laureati che uscivano dalla facoltà di agraria negli anni 60.